Rieccoci, bentrovati. Giornata di lavoro finita anche oggi. Sto per andare a cena e dedico i soliti 5 minuti a questa rubrica, provare per crescere. Allora, in attesa di quel video che vi ho promesso, dove vi farò proprio l'elenco di tutti gli strumenti, di tutte le opportunità che ci offrono oggi i social, e sono veramente tanti, volevo parlarvi di due errori che nella comunicazione online, nell'utilizzo dei social in modo professionale, cioè fatta da parte di imprenditori o liberi professionisti, io vedo sempre, tutti i giorni. E come al solito ve ne parlo nel concreto, facendovi vedere errori che fanno i miei clienti o amici loro a cui vedo fare questi errori e che vi riporto in modo che voi poi possiate non fare questi errori che vi fanno perdere tempo e soldi, che poi è il senso di questa rubrica: informare gli imprenditori e i liberi professionisti locali delle nozioni base, quelle che vi servono per avere dei risultati quando fate delle campagne online o quando utilizzate i social. Perché? Perché se l'imprenditore o libero professionista è consapevole e informato su questo argomento, poi è positivo anche per me, perché se un giorno mi dovesse chiamare parleremo la stessa lingua, riusciremo a mettere su delle strategie più concrete, più complesse, più efficaci, perché se queste campagne portano dei risultati è vantaggioso per me e per loro. Loro guadagnano, ma guadagno anch'io. Se invece gli imprenditori sono scevri di queste informazioni, non sanno le nozioni fondamentali, poi viene difficile anche a me proporgli delle strategie evolute, più complesse e che portino dei risultati. Quindi questo è il senso di questa rubrica: cercarvi di dare più informazioni possibili a chi mi ascolta, in modo che se un giorno mi chiamerà parleremo la stessa lingua, sarà più facile confrontarci e farci venire in mente delle cose cicciose. Quello è il motivo principale: informarvi. Ora, questi due errori che io vedo tutti i giorni, sono piuttosto importanti, perché poi non arrivano risultati. Uno dice, come mai? Vedi, per me i social non funzionano. Molte volte non è così. Scendiamo nel concreto. Mi chiama un imprenditore, mi dice: ok, voglio affrontare questo percorso sui social, cosa devo fare? Beh, gli ho detto: ti creo innanzitutto la pagina Instagram, il canale YouTube perché non ce l'hai, il sito perché non ce l'hai, gliel'ho fatto veloce, dinamico, fresco, come si usa adesso, e soprattutto la pagina Facebook, che lui invece aveva già, gliel'ho dovuta buttare a terra perché era tutta confusa, c'era un misto di roba, poco professionale, venivano condivise delle cose che erano lontane dalla sua attività principale, insomma era tutto un casino, era una pagina che voleva buttata a terra. L'abbiamo rifatta nuova, quindi adesso aveva tutto nuovo di pacco, e cominciamo a fare i primi post. Torno in azienda da lui dopo un paio di giorni e mi dice: guarda ste che figata, guarda quanti mi piace ha preso la mia pagina. E io gli ho detto: e da dove sono arrivati questi mi piace? Io c'ho un profilo personale con oltre 3.000 persone, ho chiesto il mi piace a tutti e me l'hanno tutti dato. E io ci sono rimasto proprio così. Ma come? Ma hai fatto una minchiata pazzesca, non devi essere contento, mi hai compromesso tutto di nuovo. Perché? Perché lui fa un'attività molto, molto specifica, diciamo che è nel settore chimico, quindi non interessa i suoi amici, tutti i suoi amici, parenti, conoscenti gli hanno messo il mi piace solo perché lui ha chiesto mettimi il mi piace, e gli hanno messo perché lo conoscono, ma non sono interessati al suo settore. E questo è un danno pazzesco, perché quando adesso io vorrò fare magari un altro post andando proprio dalle persone che hanno messo mi piace, arriverò a chi? A delle persone che non gliene frega niente, che avevano messo il mi piace così per gentilezza e simpatia, ma non sono interessati a quell'argomento. Cioè è una roba proprio sbagliatissima, perché la bellezza di Facebook è che io posso tornare a parlare con un altro post, con un altro messaggio, proprio a quelle persone che magari mi hanno messo mi piace. Posso tornare da loro. E siccome mi hanno messo mi piace, si presume che siano interessate, quindi io vado avanti con l'argomento, faccio un passo avanti. Ma se il mi piace l'hanno messo persone non interessate, non serve a niente, stiamo sprecando tempo e soldi. Poi non arriveranno i risultati e l'imprenditore dirà: ma vedi, tanti mi piace ma pochi risultati. Ma grazie, siamo andati a parlare con persone che non gli interessa nulla. Il mi piace tu lo devi avere solo dalle persone interessate, in modo che, visto che erano interessate, noi le inseguiamo e gli proponiamo altro e sempre di più.
E questo errore lo vedo tutti i giorni, sempre, sempre, il solito errore, sempre uguale. Quindi sbagliatissimo, prima cosa da eliminare completamente. Il secondo errore che vedo frequentemente è